se ne voleva sapere qualcosa di più, del perché al suo nome, al nome di Paolo Savona, l'uomo del Colle ha comunque detto no. Un grave torto, lo descrive oggi l'economista, che poteva diventare ministro dell'economia, subito dalla massima istituzione del paese sulla base di un paradossale processo alle intenzioni di voler uscire dall'euro e non a quello che professo. Economista di carriera, ma economista con idee rare, mai allineato, Savona si è affidato a un comunicato pubblicato su scenarieconomici.it. Parla, spiega, da lui almeno se ne sa di più su un fattore che sembrava critico: uscire o meno dall'euro. Savona sottolinea che non avrebbe mai messo in discussione la moneta unica, dichiara che avrebbe chiesto all'Unione Europea di dare risposte alle esigenze di cambiamento che provengono dall'interno di tutti i suoi Paesi membri. Aggiunge Savona che tutto questo si sarebbe dovuto svolgere secondo la strategia di negoziazione della teoria dei giochi, che raccomanda di non svelare i limiti dell'azione perché sennò si è sconfitti. Pensiero alto, altissimo, tecnico, tradotto. So di non poter uscire dall'euro, ma se ti dico che lo so non ti metto paura, se ti tengo nel dubbio invece tratto. Savona, nel dubbio però di chi assisteva al suo avvicinamento alla poltrona che fu di Quintino Sella, ha fatto paura, in ogni caso, e alla fine ha mancato l'aggancio, se la prende. Il vero europeista, scrive, è chi chiede la riforma dell'Europa per salvarne gli obiettivi. Il Quirinale ha seguito invece la moda dei like, del mi piace sulle pagine dei social per chi è alla ricerca di popolarità. Nel caso di Savona il timore è stato invece il populismo presunto, evidentemente. Savona ricorda che Conte, ex incaricato, se non avesse avuto veti inaccettabili perché infondati, avrebbe avuto la sponda di Macron. A chi fosse sfuggito, il presidente francese aveva fatto filtrare un suo sostegno. A Bruxelles il 28 giugno è previsto un importante incontro tra capi di Stato. Si chiede amaramente Savona: chi rappresenterà le istanze del popolo italiano? Risposta data dalla cronaca: non lui.